Ciao amici di Ortuning, siamo ancora qua in diretta da Rimini al My Special Car. Allora, io adesso mi trovo con Salvo e Stefano dell'Evolution CTC di Viareggio. Ok, allora voi siete qua principalmente per presentare il vostro prossimo raduno, che sarà il 25 maggio. Giugno, bene. Allora, raccontateci un po' come è nata questa idea, perché lo fate, immagino per la passione per il tuning, e cosa deve fare qualcuno per parteciparvi. Allora, l'idea prima di tutto nasce da un nostro socio che, essendo americano, venendo dalla base Camp d'Arabi di Pisa, che frequenta il nostro club, ci ha proposto di organizzare un evento direttamente alla base americana, insieme al carnevale proprio americano che durante l'estate si festeggia. E abbiamo organizzato già il primo evento l'anno scorso in collaborazione con Ortuning, che avevano l'esclusiva, diciamo, di venire a fare tutte le riprese varie, foto, interviste, e abbiamo avuto, diciamo, per il primo anno un ottimo risultato insieme al carnevale americano, diciamo. Allora, perché qualcuno dovrebbe scegliere il vostro raduno? Il nostro raduno, prima di tutto, perché è l'unico evento italiano sul suolo americano. E già è una cosa che non si fa tutti i giorni, perché si può entrare proprio dentro la base americana, ci sono i soldati, c'è proprio il carnevale stile americano con gli hot dog, fish and chips, gli hamburger proprio americani sulle griglie americane. E dopodiché, perché è contornato, diciamo, proprio dalle giostre, e si passa una bella serata in compagnia, raduno in notturno, e diciamo che non c'è solo tuning, uno può anche lasciare la macchina e andarsi a divertire 4-5 ore, tornare bambino, diciamo. Quindi, se volete un po' tornare nel mondo dei sogni americani e non, mi raccomando, andate a vedere un po' com'è questo tuning, com'è questo raduno. Tu vuoi aggiungere qualcosa? Beh, aggiungerei, per chi l'anno scorso ha partecipato, si ricorderà che giustamente c'erano delle... la burocrazia era un po', diciamo, pesante, bisognava mandare i documenti della macchina, i documenti propri. Quest'anno non sarà così, siamo riusciti ad ottenere che basta mandare nome, cognome, data e luogo di nascita, e sono sufficienti quelli. Quindi vi aspettiamo, perché personalmente amo l'America, come penso tutti. Solo che per andarci normalmente bisogna prendere un aereo. In questo caso prendete la macchina. Sì, basta prendere l'autostrada. E bene, poi non è solo l'America, è una base militare. Entrare in una base militare, non lo so, per me c'è questa grande entrata che... Quando sono arrivato, come avevo visto magari in alcuni film, non lo so, è stato qualcosa di emozionante. Anche vedere che guardano con gli specchi sotto la macchina, ma non lo so, è qualcosa che non si può spiegare. Provare per credere. Allora, io ti passo il microfono, Linda, so che sei senza voce, ma... Allora, amici di Ortuning, come ogni anno sono senza voce, perciò l'unica cosa che volevo specificare era appunto di assolutamente non mancare. Ricordatevi di prenotare il posto, perché è una location molto particolare. Noi l'anno scorso ci siamo divertiti tantissimo, è stato veramente molto bello perché era caratteristico, oltre al fatto che lo dog costava tipo un euro, l'hamburger anche, cioè i prezzi sono agevolati, ma il bello è proprio l'atmosfera che si va a creare, dove tutto è contornato da bandiere americane e... Cioè, veramente è una location particolare. Perciò, ragazzi, volete ricordare la data? Perché a me non è entrata in testa. Allora, la data è il 25 giugno. Per qualsiasi info basta andare sul sito evolutionctc.it. E l'unica cosa che posso aggiungere è che per qualche ora siamo omologati. Sì, infatti, ragazzi. Perfetto. E ricordatevi che ci saranno sempre le telecamere e gli obiettivi della Ortuning, e con questo piccolo messaggio vi lascio a tra pochi minuti con la prossima intervista. Grazie ragazzi. Grazie.